Dal punto di vista del cargo aereo, invece, secondo lei l'aeroporto di Genova può recitare un ruolo? È vero che è arrivato da poco, direttore, non è che, come dire, però lei è un uomo di grande esperienza nel settore. Ritiene che quello potrebbe essere un ruolo dell'aeroporto di Genova? Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio Spediporto per l'invito e per avere l'opportunità per la prima volta di parlare con una platea così qualificata e dell'opportunità anche per ringraziare Genova per l'accoglienza che mi ha riservato. Sì, mi ero dimenticato di dire che l'esordio in questi, no? In questi pubblico, tre diciamo. Mesi, perché poi alla fine sono qui da soli tre mesi e ho trovato comunque una realtà straordinaria. Questo magari poi ci ritorniamo, perché non voglio eludere la tua domanda. Ovviamente l'aeroporto di Genova è sostanzialmente una porta aerea nel centro del Mediterraneo ed è l'infrastruttura ideale per intercettare la tipologia di traffici di cui stiamo parlando. Sono stato anche fortunato nel mio arrivo qui a Genova, perché ho già trovato anche operatori economici, il consorzio GOAS di cui si è parlato nella relazione di Andrea Giacchero all'inizio, è un esempio concreto di quello che può essere la collaborazione tra aeroporto e operatori del settore. Per cui l'aeroporto nella sua infrastruttura, la parte infrastrutturale, è attrezzato per intercettare questo tipo di traffico, sia dal punto di vista delle infrastrutture di volo, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture dei cosiddetti building che abbiamo sul nostro sedime. Abbiamo intrapreso questa collaborazione con GOAS, a cui abbiamo affidato le infrastrutture per quanto riguarda il cargo e le merci, e quindi siamo nelle condizioni ideali per intercettare il traffico cargo. Ovviamente scontiamo le dimensioni, e qui parlo di traffico aereo, limitate nell'industria del mondo del cargo, perché purtroppo poi quando si va a presentarsi sul mercato le dimensioni contano, purtroppo, e il posizionamento al 18° posto della classifica degli aeroporti italiani non aiuta. E qua va fatto lo stesso ragionamento un po' che facciamo per i passeggeri, cioè non ci dobbiamo aspettare una rivoluzione immediata, però noi abbiamo tutte le opportunità per mettere in fila, come il gioco dei numeri della settimana enigmistica, cominciare puntino per puntino a disegnare quella nuova strategia che questo territorio già ha messo in piedi. Io ho trovato una stakeholder, oltre agli azionisti dell'aeroporto di Genova, ma tutti gli stakeholder del territorio, che sono allineati in una strategia comune. Poche volte ho visto territori così strategicamente coordinati e uniti in questa strategia di rilancio del territorio, che poi l'aeroporto sarà figlio di questa strategia. Per cui un altro messaggio di ottimismo che voglio mandare alla platea è: quando ho deciso di lasciare la Sicilia, i miei amici non mi hanno detto sei pazzo, anzi tutti mi hanno invidiato. C'è quello che magari non ci si aspetta, no? Mi hanno detto: vai in una città bellissima, vai in un territorio bellissimo, vai a fare il tuo lavoro con delle opportunità che probabilmente non abbiamo in Sicilia. Quindi, come vedi, cominciamo a apprezzare di più il nostro territorio, apprezzare di più le opportunità. Quello che ha elencato Andrea nella sua relazione iniziale non era soltanto il futuro, cioè lui è partito da una serie di diciamo in qualche modo elementi che sono fattuali del territorio ligure, di Genova in particolare. È una sorta di SWOT analysis di quelli che sono le opportunità e i punti di forza di questo territorio. Per cui, rileggendo la relazione di Andrea, abbiamo già una serie di punti da declinare, partendo dalla realtà, non soltanto da come in futuro faremo tutta una serie di cose. E il rapporto sempre più stretto tra gli stakeholder, l'aeroporto, gli spedizionieri, potrà essere
quella sinergia che è vincente, che probabilmente non c'è in tanti altri territori.